È una domenica sera di novembre. In una stanza vuota dell'osservatorio di Monte Porzio Catone, l'ago del sismografo accelera il suo ritmo. Sembra impazzire, segnala oltre il diagramma per un lunghissimo minuto e mezzo. L'Italia più ricca si prepara ad andare a cena, quella più povera ha appena finito di mangiare. Per un minuto e mezzo un tremendo brivido geologico percorre la spina dorsale del mezzogiorno d'Italia. Mamma stava in cucina che stava cucinando e noi stavamo all'altra stanza, se c'è stata la partita dell'Inter, una sintesi. E allora avevo 12 anni, avevo una bella abitudine di stendermi per terra per vedere la televisione. Quando all'improvviso incominciò a tremare tutto, si spense la luce e rimanemmo bloccati. Nel frattempo mia mamma era entrata anche lei in questa stanza, perché dietro alla porta che si doveva uscire c'era un lucchettino. E lui entrò nella sua bella ingresso e non uscì più, e rimanemmo bloccati lì dentro. La cosa più brutta in quel momento che si sentivano, vetri che cadevano, mobili che camminavano, la televisione che si abbatteva, si vedeva il rumore di tutto e di più. E mio padre ci strinse tutti intorno e disse dai suoi le parole: stringiamoci tutti insieme, che quando ci scavano ci troveranno tutti insieme. E io piccolino, no, che gridavo, no, non voglio morire, non voglio morire. Questo è il ricordo più forte di quella sera. Matteo Conte, Pietro Venanzio, Lucia Cappiello, Maria Carotenuto, Dora Carotenuto, Angela Carotenuto, Carolina Quinto, Andrea Del Vecchio, Antonella Terranova, Maria Concetta Terranova, Antonino Martorelli.